buongiorno e benvenuti a tutti. Io sono Matteo Santucci, accompagnato dal mio collega Ramon Orru, e quella che vedete alle mie spalle sarà la domanda del giorno, cioè cosa possiamo fare con Ansible in 1200 secondi? Questa è una domanda che nasce da una sfida che Ramon mi ha lanciato tempo fa, dicendo: Matteo, ma ce la fai a installare il mio chip in 20 minuti? Questo lo scopriremo. Per adesso lascio la parola a Ramon. Grazie. Grazie Matteo, buongiorno a tutti. Vi ruberò qualche secondo per raccontarvi chi siamo. Partech è un sistema integrator che dalla sua fondazione si interessa alla promozione delle tecnologie open source e agli standard aperti. In Italia siamo considerati dei veterani del cappello rosso, collaboriamo con Red Hat da 14 anni e questo è il nono open source day al quale partecipiamo. Siamo uno dei pochi Red Hat Premier Business Partner in Italia e siamo i primi a aver conseguito la specializzazione in cloud infrastructure. Questi sono alcuni dei nostri clienti, come potete notare operiamo principalmente in ambito finance e telco e collaboriamo con i più grandi business integrator in Italia. Passiamo al vivo del discorso. Immaginate a un certo punto di dover gestire, come vi sarà capitato altre volte, un certo numero di macchine nella vostra azienda e di dover effettuare delle operazioni su ognuna di esse. Quando i nodi diventano tanti, questo diventa difficilmente praticabile manualmente. Quindi il sistema administrator navigato pensa subito a uno script e dice: vabbè, lo faccio in bash e tira fuori un ciclo for e esegue con un SSH, con un comando remoto semplice, ad esempio la rimozione di un file. Ok, ma se il numero degli IP diventa elevato, come facciamo? Quel for diventerebbe lunghissimo e allora utilizza magari una sec per generare gli indirizzi IP. Ma se gli IP non sono consecutivi, anche questa strada diventa impraticabile, possiamo pensare di prendere gli indirizzi IP da un file che abbiamo popolato. Questo approccio presenta dei limiti. Quali sono? Innanzitutto è difficile introdurre parallelismo con degli script in bash. È difficile considerare questo un esempio di infrastructure as a code, come ormai viene richiesto quando si tratta di automatizzare la gestione di una piattaforma. È difficile attribuire dei metadati agli host della piattaforma e c'è una certa scarsità di moduli pronti all'uso per quanto riguarda Bash. Possiamo ovviare a questo problema, ad esempio, utilizzando un linguaggio di programmazione completo. È esattamente quello che è venuto in mente al creatore di Ansible, che a un certo punto ha deciso di committare questa parte di codice che troverete nel repo di Ansible, dove con 165 linee di codice ha implementato l'idea che abbiamo appena menzionato. Quindi cosa cambia con Ansible? Che abbiamo un inventory dinamico multiformato, il workflow testuale ci permette di versionare un certo numero di file di testo, di riutilizzarli e di condividerli con i nostri colleghi. E possiamo utilizzare tutta la potenza di Python. Cosa cambia rispetto agli altri System Configuration Management? È il fatto che non è necessario che sia presente un server centralizzato dal quale comandare i vari client. Sui client non deve essere presente un agent installato a priori. Quindi tutto quello di cui abbiamo bisogno, tutte le operazioni vengono svolte attraverso SSH con l'utilizzo di moduli Python. Ora entriamo nel vivo della questione di oggi. L'installazione di OpenShift come avviene? Avviene principalmente in tre fasi. Una fase di init, dove viene configurata inizialmente la piattaforma, i nodi che compongono la nostra piattaforma. Una fase di prerequisiti, dove vengono validati appunto i prerequisiti. E una fase di deploy vera e propria, dove vengono installati i software. E quindi arriviamo ad avere un sistema completo up and running. Mentre la parte di prerequisiti e di deploy è possibile effettuarla con dei playbook già disponibili grazie alla comunità di OKD, la parte di init, quindi di configurazione preliminare, deve essere fatta dall'installatore, quindi a mano, oppure con l'ausilio di alcun... nel nostro caso di Ansible, come vedete, sono
parecchi comandi che devono essere eseguiti sulle macchine singolarmente. Se l'intervento è manuale, questo può richiedere molto tempo. Ora, la domanda che faccio a Matteo è: con il tempo che ti rimane, riuscirai a installare Ansible, a installare OpenShift? Lascio il microfono qui, dati i risultati. Allora, sì, proviamoci insieme. Ho un'unica premessa da farvi. Vista la location e i problemi di connettività che potevamo portarci dietro, abbiamo deciso di registrare all'interno della nostra sede l'intera attività. Il video è esattamente nei tempi in cui è stata effettuata l'attività, nessun taglio, nessuna modifica, quindi mano ai cronometri, vediamo subito che cosa è uscito fuori. Come vedete, adesso qui stiamo andando a eseguire il playbook da noi realizzato, init ocphost.yaml. Questo è un playbook che abbiamo realizzato noi, che va a fare tutte quelle operazioni che prima avete visto elencate nella slide precedente. In questo momento stiamo installando i pacchetti necessari, cioè sta andando in esecuzione l'install di div packages. Ma cosa fa questo task esattamente? Apriamo il nostro playbook e andiamo a vedere che cosa fa questo task. Come vediamo, ha il nome, ci torna install div packages, e il modulo utilizzato è il modulo di yum. Yum è il package manager che abbiamo sotto una Red Hat based. E cosa passiamo al modulo di yum? Un name, cioè diamo il nome del pacchetto che noi vogliamo installare, e un suo stato. Che cos'è uno stato assegnato ad un pacchetto? Semplicemente come deve essere quello stato, se presente, se assente o se aggiornato all'ultima versione. Nel caso di latest significa presente, se già presente, aggiornato all'ultima versione disponibile. A seguire invece abbiamo un altro task, sempre con l'utilizzo del modulo di yum, ma non con un nome specifico di un pacchetto, ma un global character, asterisco, cioè noi non andiamo più a dire quale pacchetto vogliamo aggiornare, ma aggiornaci tutti i pacchetti disponibili. In questo caso lo stato non può essere uno state di present, perché altrimenti i pacchetti già installati non verrebbero aggiornati, ma è uno state di latest, cioè anche quello che è presente non aggiorna l'ultima versione. Al termine di questo task però è presente un notify, cioè qualcuno viene avvertito tra virgolette che è cambiato qualcosa, cioè se il nostro task apporta delle modifiche io devo richiamare un'azione. Questo è quello che succede con gli handler in Ansible. Se noi andiamo alla fine del nostro playbook troveremo la sezione handlers. Guardate il nome match esattamente il mio notify, reboot underscore server, cioè sto richiamando quell'azione. Quell'azione viene eseguita da che cosa? Da un modulo chiamato reboot. Io questa azione la potevo eseguire in migliaia di modi, mi affido a un modulo perché? Perché il modulo è pensato a riavviare la macchina e aspettare che questa torni su. Una volta che anche questo task passa, arriviamo al install hyper repo. Qui siamo ad un evento Red Hat e abbiamo deciso di fornire questa demo basandoci però sulla community. Perché? Perché ognuno di voi dentro questa stanza deve essere in grado di poter riprodurre quanto appena fatto da noi. Quindi ci siamo basati su quello che la community ci fornisce, compresi i repository Apple. Come vedete, e tornando brevemente nella parte di installazione che vediamo, abbiamo il nostro playbook di init che è arrivato al suo termine. Tutto è andato per il meglio, come vedete i nostri tre nodi sono stati preparati, e proseguiamo eseguendo il primo playbook fornito dalla community di OKD, prerequisites.yaml. Questo playbook andrà a verificare ed installare tutti i prerequisiti necessari a quello che poi sarà il deploy di OpenShift alla fine. Mentre l'installazione va avanti, noi torniamo sul nostro playbook e stavamo parlando di come installare un repository Apple. Abbiamo visto come si installano i pacchetti dal loro nome, abbiamo visto come si installano i pacchetti da un global character, vediamo come installare un pacchetto anche tramite una URI. Quello che voi fate normalmente su una macchina, io mi sto passando una URI di un pacchetto, si può fare anche in questo caso. Come vedete c'è un match tra quello che fate normalmente, yum install pacchetto, quindi name, URI,
Global Character, allo stesso modo qui abbiamo lo stesso riscontro. In questo caso andremo ad installare i repository di Apple e nel task successivo andremo a disabilitarli. Perché? Perché noi dobbiamo assicurarci che i pacchetti che salveremo da questo momento in poi non provengano da repository di Apple. Lo possiamo fare anche in questo caso con dei moduli di Yum, passando che cosa? Disable repo, esattamente lo stesso comando che noi passeremo sulla nostra macchina. Ma io non conosco gli ID che sono presenti in quel pacchetto di Apple, quindi che cosa faccio? Sostituisco qualsiasi enabled uguale a 1 con enabled uguale a 0. Come lo faccio? Con il modulo di Lightning File. Come vedete è seguito da che cosa? Un'opzione path, ovvero dove devo effettuare questa azione, qual è l'espressione regolare, cappelletto, tutto ciò che inizia con enabled uguale 1. Con cosa lo sostituisco? Line enabled uguale 0. Fatto questo, abbiamo scaricato Apple, abbiamo installato, abbiamo disabilitato e ora installiamo i pacchetti da Apple. Prima di farlo, torniamo un attimo sul nostro video e vediamo che i prerequisites sono passati correttamente, non ci sono problemi. Bene, possiamo procedere al deploy. Come lo faccio? Allo stesso identico modo. Eseguo sempre con il mio inventory che cosa? Il playbook di deploy_cluster.yaml. Questo qui è un ulteriore playbook fornito dalla community di OKD che andrà a fare che cosa? A preparare tutti i nodi dell'infrastruttura. Vi ricordo che parliamo dell'infrastruttura a 3 nodi, master infra con 2 nodi applicativi, e a deployare all'interno tutti gli oggetti Kubernetes che ne seguono. Torniamo al nostro playbook e andiamo ad installare i pacchetti di Ansible e PyOpenSSL. Vi ho detto che abbiamo scaricato Apple, vi ho detto che l'abbiamo disabilitato, ora però devo installare dei pacchetti che provengono da Apple. Come lo fate nella realtà? Yum install --enable repo uguale Apple. E noi, anche utilizzando Ansible, quale sarà l'opzione che passeremo? Enable repo. Infatti, se vedete, sotto lo state di present è presente l'opzione enable repo uguale Apple. Quindi quello è il repo ID di cui abbiamo effettivamente bisogno e non magari Apple-testing, che era un altro repo ID da cui poteva provenire. A seguire da questo task andiamo ad installare Docker, quello che è poi il motore principale di SottoVShift. Ma requisito vuole che Docker sia installato in una versione specifica, 1.13.1. Quindi stiamo passando nuovamente un nome, ma anche con la sua versione. E quale sarà lo state secondo voi? Non potrà essere assolutamente latest, perché devo avere l'ultima versione disponibile, ma sarà present. Quindi se il pacchetto non è presente lo installi, se il pacchetto invece è presente non fai nulla. Questa è la peculiarità di Ansible. Se l'azione che noi richiediamo fa qualcosa che è già stato fatto, quindi il pacchetto già è presente, non è che lui lo reinstalla, semplicemente vi dice skipping, salterà quanto già fatto. A questo punto un altro requisito di Docker è che Docker abbia un suo Docker storage privato. Noi per fare questa demo abbiamo lavorato su 3 macchine che hanno un unico device dedicato alla root. Abbiamo deciso di crearci un nostro virtual device e dedicarlo a Docker. Come vedete però, a differenza di quanto fatto finora, non abbiamo un modulo dedicato a DD, o magari esiste anche, cercatelo, è possibile che ci sia. Questo però non è un limite, perché esiste il modulo di shell. Il modulo di shell è un modulo che si porta dietro il vostro famoso $path, quindi sa dove cercare ogni comando, e noi andiamo a eseguire il comando esattamente nello stesso identico modo in cui lo eseguiremo nel nostro terminale. Quindi andiamo a creare il nostro device, create device for Docker, e andiamo a setuparlo. Come vedete, stesso discorso. Esiste un modulo dello setup? Non lo so, non mi interessa, conosco il mio comando shell. Perfetto, utilizzo il mio comando shell. Vado a setuppare il mio device. Ora che è tutto pronto, abbiamo un device, abbiamo Docker, che cosa manca? Bisogna dire a Docker: guarda che il device che ti ho preparato è qui. E infatti bisogna andare a popolare il file etc sysconfig docker -storage -setup.
come vedete è stato utilizzato un modulo chiamato blocking file. Vi ricorda un po' il lining file visto prima, con l'unica differenza che lining file lavora su linea, blocking file lavora su blocchi. Cioè andiamo a prendere un blocco di parole, lettere, frasi e lo mettiamo all'interno di un file. In questo caso, al prossimo run dello stesso identico task, lui non darà skipping o altro, ma semplicemente, non avendo opzioni che sono di appendere o creare un file che magari non esiste, sovrascriverà il file esistente. Una volta che noi abbiamo detto di popolare questo file, praticamente stiamo dicendo a Docker che il suo device dovrà far parte del volume group docker-vg e il suo logical volume all'interno dovrà essere chiamato docker-lv. Quindi, che cosa facciamo? Prossimo task, inizializziamo il nostro Docker Storage, sempre tramite il modulo di shell, e siccome vogliamo verificare quanto appena fatto e se effettivamente è stato fatto in modo corretto, andiamo ad utilizzare un altro modulo di Ansible, lvol. A differenza di quanto fatto finora, in cui abbiamo fatto azioni che andavano a creare, distruggere, modificare qualcosa, in questo caso con lvol non andiamo a creare nulla, ma semplicemente andiamo a verificare che quanto indicato sia effettivamente presente. Come vedete, lvol, le opzioni lv logical volume, il docker lv da noi specificato nel blocking file, vg docker-vg il volume group da noi indicato nel blocking file, e poi che cosa? Uno state di present, cioè verificami che questi due volumi che ti ho indicato sono effettivamente presenti all'interno della macchina. Se tutto va come deve andare, possiamo arrivare all'ultimo step, ovvero start and enable Docker, cioè startiamo ed abilitiamo al boot un servizio. Come lo fate nella realtà? Systemctl start Docker. Come abilitate al boot? Systemctl enable Docker. Come lo fate con Ansible? Service state started enabled yes. Come vedete, tornano molto i comandi rispetto al classico comando che voi seguite nella console, ma eseguire questi tre comandi nel playbook ci mette n minuti, eseguirlo manualmente vi porta a possibili errori umani. Il nostro playbook di init è terminato, possiamo tornare alla nostra installazione di OpenShift, cioè sta terminando la parte di deploy. E cosa possiamo subito dedurre dal installare qualcosa manualmente, come ha spiegato prima Ramon, e farlo invece con Ansible? Perché io mai ho accettato una sfida di installare OpenShift in 20 minuti? Non l'avrei mai fatto, sinceramente, se non utilizzando un qualcosa come Ansible. Cioè, come vedete, io mentre sono qui e vi sto spiegando quello che succede alle mie spalle, qualcosa effettivamente stiamo facendo, stanno girando dei playbook che stanno realizzando un'infrastruttura vera e propria nei tempi veri di un sistema, un nodo master infra di OpenShift e due nodi applicativi. Quindi qual è il vantaggio? Poter effettuare molteplici attività nello stesso momento, parallelismo, non solo parallelismo legato all'informatica, parallelismo completo, anche voi potete fare qualcosa nello stesso tempo in cui c'era un playbook. Quindi potete prendere un caffè, potete prendere tranquillamente un caffè, volete fare qualsiasi altra cosa o avete una riunione, volete seguire qualcosa, potete farlo, perché tanto quanto dichiarato girerà e non provocherà alcun danno, e soprattutto potete farlo fare a chiunque sia disponibile per l'attività, perché non importa che abbia conoscenze o no di quanto bisogna fare per arrivare al termine dell'attività, perché tanto è tutto scritto, è tutto pronto, deve solo seguire un nostro playbook. Immaginate la stessa richiesta ad una persona che non conosce le azioni da effettuare e dite ok, fammi un copia e incolla magari anche di un comando. Quanti di voi in questa stanza sbagliano un copia e incolla una volta ogni tanto? Penso tutti, penso di non essere l'unico, no? È facilissimo sbagliare un copia e incolla, magari la distrazione vi chiamano, oh, scusa, no, ok, sbagli. In questo caso no, è tutto sequenziale e tutto gira come deve. Volevo fare una domanda. Vedo che c'è tantissimo output qua mentre girano i playbook, ma se io volessi aumentare la verbosità di
di questo output, magari sono la prima stesura del mio playbook Ansible, voglio capire perché non funziona, dove sto sbagliando, che cosa succede. La domanda me la potevi fare anche in privato, però se voi volete più, volete più output di quello che vedete alle mie spalle, è possibile, cioè vogliamo avere qualcosa di più verboso, cioè come vedete abbiamo dei task che girano, capiamo magari dove è l'errore, riusciamo a ripartire da un nostro errore, ma non riusciamo a capire come correggere il nostro errore, cioè lui si blocca, ma perché si blocca? Non è un errore del playbook, non è un errore della macchina, c'è qualcosa di sbagliato in quello che sta facendo. Se voi eseguite lo stesso playbook, quindi con Ansible meno playbook, meno i, passando l'inventory di riferimento e seguito dal playbook, playbooks deploy cluster YAML, e aggiungete il meno www, questo diventerà più verboso. Cioè avrete, oltre al singolo nome del task e a quello che sta facendo, anche esattamente il comando che sta lanciando. In alcuni casi questo vi può aiutare, in altri no. Vi ricordiamo che Ansible crea tutti i file temporanei che vengono eseguiti, quindi nel momento in cui questo va in errore il file temporaneo non c'è più. Però conoscere il comando che lui invece sta eseguendo vi aiuta. Perché? Perché semplicemente lo fate manualmente. Come lo fate? Come ha spiegato Ramon prima, fate il ciclo for. Tanto non c'è bisogno di farlo su tutte le macchine. Se è un task che va in errore su qualsiasi macchina presente nel nostro inventory, basterà farlo una volta e capire come mai questo va in errore. Quanto è più veloce utilizzare Ansible rispetto a utilizzare Bash, l'approccio classico? Quello che vi dicevo, oggi ce l'hai con me. Sì. Quello che vi dicevo prima, cioè, mentre girano questi playbook, cioè, noi adesso abbiamo fatto due cose contemporaneamente. Penso sia il sogno un po' di tutti, no? Magari lavorare e viaggiare allo stesso modo. Con i playbook è possibile farlo, perché io lancio il playbook e allo stesso modo posso andare a prendere un caffè, a mangiare un panino con la forchetta di tofu come ha fatto lui, che non so come faccia, oppure viaggiare. Quindi si può fare un po' di tutto. Quindi il vantaggio principale è questo qui: parallelizzare le vostre attività e essere sicuri che ad ogni run che noi faremo il risultato finale sarà sempre e comunque lo stesso. Non abbiamo nessun errore umano. Siamo sicuri che non lo utilizziamo solo per fare l'attività, ma anche per ritestare l'attività, perché magari qualcuno ha fatto un'attività non autorizzata manualmente in quel momento, il nostro playbook in cron girerà nuovamente, non farà modifiche, ma ripristinerà la situazione a quello che noi abbiamo bisogno in quell'esatto momento. Questo è il totale di tutte, diciamo, di tutta la panoramica che Ansible ci può fornire. Come vediamo, la nostra installazione sta arrivando al termine. Ve lo diciamo perché conosciamo i tempi, sappiamo quando terminerà avendo registrato il video, e quello che noi faremo alla fine, perché è l'unico playbook che non abbiamo, è verificare manualmente che il nostro P-Shift sia veramente su. Lo faremo in entrambe le strade, lo verificheremo da console. Come? Accederemo fisicamente all'interno di un nodo master e vedremo quali pod sono attivi sulla nostra infrastruttura, e andremo a verificare anche da browser web che la nostra console sia raggiungibile e che tutte le nostre applicazioni siano creabili e modificabili anche da essa. Come vediamo, stiamo veramente agli ultimi, siamo ai sgoccioli dell'installazione. Sta tirando adesso su l'OpenShift Web Console. Vi ricordo che questo è un playbook già fornito dalla community, quindi non riusciamo a dirvi quali sono tutte le attività che dovreste fare manualmente per farla, perché parliamo di milioni di attività, e soprattutto riportarle, riscriverle e spiegarle anche a qualcuno da fare manualmente sarebbe un duro lavoro, più lavoro di installare OpenShift. Vi ricordo che installare un OpenShift significa non 20 milioni, magari parliamo di giorni, ore, tutto dipende dalla grandezza della vostra infrastruttura. Come vediamo, siamo a verify that console is running. Che cosa significa? Che sui nostri nodi master è stato istanziato un pod riferito alla console. Cosa sta aspettando lui? Che questo pod diventi ready, che il suo stato sia running, scusate, cioè ovvero che tutto sia come atteso, perché anche lui fa le stesse verifiche, fa tramite sempre playbook, però inserisce un'opzione di tipo until, cioè finché
questo stato non mi diventa in questo modo, non andare al prossimo task. Questo è un'ulteriore cosa che noi possiamo fare sempre con Ansible. Ci siamo quasi, 30 secondi, OpenShift console, a differenza della web console vista prima, sta tirando su la console testuale. Ci siamo? Pronti? Avete sentito anche la campanella come richiama l'attenzione? E ci siamo! OpenShift è su, abbiamo tutti i nostri nodi installati, tutte le operazioni sono andate a buon fine e dal comando che vedete alle mie spalle stiamo richiedendo ad OpenShift di fornirci tutti i pod attivi all'interno dell'infrastruttura. Come vedete è tutto up and running, ma siccome io mi fido e non mi fido, verifico che la console sia su. Vado su cp-console.partec.it porta 8443, sembra rispondermi, provo anche le credenziali fornite e sono dentro. Come vedete ho vinto la sfida con Ramon, fortunatamente. Detto questo, vi ringrazio, vi ringraziamo e ci trovo anche adesso. Grazie ancora a tutti.